vent'anni fa parlare di malati di AIDS era un qualcosa di oscuro, un qualcosa di abbastanza complicato e complesso. Devo dire che all'inizio il territorio non l'aveva presa bene. Addirittura c'era qualche cittadino spaventato che veniva piangendo e mi diceva: "Ma ho sentito che poi le zanzare che pungono quei ragazzi che sono affetti da AIDS, poi dopo la trasmettono anche tutti gli abitanti di Nibiondo. Qui abbiamo Nibiondo che sarà, diciamo, appestato." Come amministratore, come sindaco, però conoscevo molto bene il mio paese, conoscevo molto bene l'animo dei miei cittadini soprattutto, ed ero convinto che quando avrebbero capito fino in fondo qual era il vero scopo di questa casa, la vera utilità di questa casa, l'avrebbero accettata, anzi, l'avrebbero anche accompagnata durante la loro vita. Si trattava solo di riuscire diciamo, a sorpassare questo impasse. Cetromeschiore è una famiglia, come una delle tante famiglie del territorio di Nibiondo. Non era immaginabile la costituzione di una comunità in una situazione di questi 20 anni fa, se non attivando e coinvolgendo il più possibile la comunità territoriale, sia civile sia ecclesiale. Il Meschi, che poi è il sacerdote a cui abbiamo dedicato questa comunità, è diventato non solo un punto di riferimento di questa zona, ma nel panorama anche nazionale, visto che nel frattempo ero membro della commissione regionale sull'AIDS, era diventato un modello da clonare, da trapiantare, cosa che ha fatto scuola anche nel paese. Quindi Tabiago è diventato un po', è salito in cattedra e ha fatto e ha tenuto l'università dalla strada. Il Cardinal Martini, che mi diede una grossa mano allora, venne appunto all'inaugurazione un po' per sfatare da una parte questi pregiudizi e dall'altra dire che questa chiesa voleva essere viva e attiva nel tentativo di dare delle risposte avanzate e innovative rispetto a un bisogno che stava esplodendo. L'incontro con una comunità cristiana e civile di persone che sanno ancora tirar fuori dal cilindro del cappello prestigioso della propria umanità il farsi Erano carico degli forse le altri. prime esperienze che a livello anche regionale, ma credo anche a livello italiano, affrontavano il problema dell'ospitalità in termini anche culturali, in termini di riflessione, con tutta la sua complessità. Quindi era un segno regalato alla diocesi, ma anche un segno che aveva un suo significato straordinario sociale, perché poneva problemi evidentemente molto forti. Per cui è un patrimonio di esperienza che riguarda la sofferenza, malattia di AIDS, ma riguarda un po' tutti. Ci andavo con gioia e mi ritornavo a carico anche di interrogativi. Quei momenti li restituisco come momenti di grazia.